Non sai come rimorchiare una ragazza? Te lo spiego subito. Così. Amo, cazzo! Mi odi. Ciao amici, benvenuti nel mio canale, io sono Gordon. Allora, questo qui è un video che mi è venuto in mente ieri mentre prendevo per il culo un mio amico. Ma vi fermo subito perché so che siete già lì pronti a scrivere i commenti, le pappardelle da finti buonisti quali non siete assolutamente. Partiamo dal presupposto che ognuno si veste come cazzo vuole. Ma diciamo che ci sono alcune mode. Ma in cui io stesso ci sono cascato perché a 15 anni andavo in giro con la canotta sopra la maglietta. I milanesi che si ricordano 2.0 mi capiranno. E avevo anche la cintura delle super chicche. Quindi non è che proprio posso parlare così tanto, però vorrei darvi dei consigli. Quindi questo video è semplicemente per magari qualche ragazzo che sta guardando, per indirizzarlo nella strada giusta. Allora, questa moda è quella che penso mi stia più sulle scatole in assoluto perché ci fanno pure le canzoni. 100 pezzi da 100, 100, 100 nel mio borsello con la mia. È orrendo. Come fate a mettervi questa roba qui? Come? Come fate a sentirvi fighi con una roba del genere? Allora, se già state diventando più donne di noi e vi depilate e vi dobbiamo scrivere noi e siete sempre lunatici, ma la borsa anche no. Cioè, la borsa è una roba da donna, ce la lasciate a noi, il buco nero dove viene restricata qualsiasi cosa è nella nostra borsa. Spiegatemi cosa ci dovete portare in quel borsello. La vostra dignità per caso? Perché allora potremmo anche parlarne. I rapper, i trapper, i massimi esponenti di questa moda hanno quelli super costosi, no? Che glieli regalano. E il problema è che glieli regalano perché poi altre 100.000 persone li vanno a comprare. E costano anche una fucilata. Ma ricorda, non è che una cosa più costa più è bella. Se costa 1.500 euro, fa cagare lo stesso. Un'altra moda che era più, diciamo, negli anni 90, che però sta riprendendo piede, ne state ne vedo parecchi, soprattutto su gente che, diciamo, ha fisico di un certo calibro anche, ed è questa. Le maglie a V più profonde dell'ultimo girone dell'inferno. Sono io, cioè io personalmente ne avevo comprata una volta non pensando che la V fosse veramente fino a metà petto. E raga, mi sentivo proprio usurpato della mia dignità di uomo, cioè mi sentivo nudo, proprio anche l'anima me la sentivo nuda, capite? Cioè, proprio è una cosa che poi nessuno sta giudicando l'indumento in sé, ma casualmente queste magliette a V super scollate vengono sempre portate dai macho man che, oh mio Dio, quanto so figo, so bello, ti prego, guardami. Ah, bello de mamma, ma scendi dal piedistallo, va, che non te la darei neanche se fossimo Adamo ed Eva, per dire. Anche se avete i pettorali giganti che stanno per scoppiare, è proprio antiestetica. Perché magari poi ve la mettete pure in discoteca, capito? Magari bianca che si vede con il rosario oro appeso al collo. Raga, no, Vin Diesel ce n'è uno ed è un film. Lasciamolo lì. Questa era una moda in cui ci stavo cascando anch'io e ne ho comprate tantissime. Perché, boh, vanno un po' di moda, le vedi molto spesso e quindi dici, figata, le compro anch'io. Anche perché i negozi te le mettono esattamente di fianco alla cassa, quindi non puoi non comprarle. Costano talmente poco che me la ne compri 175. Le long fit. Questa è una moda che spopola tantissimo negli ultimi anni. Le magliette oversize, enormi, lunghissime. Ma questa cosa però ve la faccio dire direttamente da lei perché è esatta. Ho lo stesso pensiero. Allora, le magliette long fit, ok, solo se siete alti 1,95 m, perché sennò sembrate dei nani da passeggio. Se avete le gambe piccole, ok, giusto, queste sono le vostre gambe, e la maglietta arriva qua, sembrate ancora più bassi. Cioè, sembrate tipo proprio insaccati, capisci? Cioè, proprio un tutt'uno, è proprio brutto da vedere. No! Questo consiglio invece me l'ha sempre dato mia madre. La camicia è una cosa che alle ragazze piace tantissimo. Se volete fare colpo su una ragazza, mettetevi una camicia bianca. Ma c'è un reparto, e che di solito è sempre nascosto, tipo nei meandri vicino allo sgabuzzino, quello sempre meno illuminato, delle camicie a maniche corte. Che poi voglio dire,
sono tipo proprio da sfigato, cioè sembra proprio l'etichetta sfigato. Prendete qualsiasi film americano, lo sfigato del gruppo ha sempre la camicia a maniche corte. Un piccolo segreto che ho scoperto leggendo il forum al femminile è che la camicia con le maniche arrotolate ha il 99% di possibilità in più di convincere una ragazza a darti un limone. Ragazze, confermate nei commenti che la camicia con le maniche arrotolate è molto sexy. Ultimo, ma non per importanza, è una cosa che uso anche io, però ci soffermeremo su due categorie, riesco neanche a dirlo, di questo indumento. Sono i pantaloncini corti, ok? E voi direte, ma ci sono 500 gradi d'estate, è normale che metti i pantaloncini corti? Sono il primo, io metto anche quelli da basket a volte in giro perché sono molto comodi, ma questa del pantaloncino corto sopra il ginocchio, che poi è abbinabile al costume, quello delle Olimpiadi, questo qua per intenderci, bianco d'estate. Dai, potete dirlo che lo fate con l'unico scopo di mettere in mostra il pacco, vero? Piccola informazione di servizio, peccato che bisogna anche saperlo usare, perché uno non è che compra la Ferrari per tenerla in box, giusto? Cioè, il pantaloncino corto proprio inguinale per un ragazzo penso che sia la cosa più antisesso, equiparabile solamente alle ballerine nelle donne. Vabbè, ma tralasciando anche le mode assurde maschili quali questa e questa, che vabbè, si arriva proprio al surrealismo, questi sono degli indumenti che fanno cagare. Punto! Ma non perché lo dico io, ma perché fanno proprio cagare. Allora, questa parte la lascio alla fine, perché tanto qualcuno aveva già sicuramente scritto: ma tu che sei bello che c'è la maglietta di YouPorn. E quanto cazzo spacca la maglietta di YouPorn in video? Stupida baby. Va bene ragazzi, questo video finisce qua. Spero che vi piaccia, spero che sia di vostro gradimento. È giustamente, è puramente ironico, vestitevi come volete. Io sono uscito un giorno di casa col pigiama da unicorno. Sono semplicemente dei consigli magari per i maschietti, per avere più possibilità di successo con le femminucce magari in un primo appuntamento, chissà. Se questo video vi è piaciuto, no, questa roba io non la devo fare. Ti sei rifiutato una volta, ti rifiuterai per sempre. Ragazzi, questo video finisce qua. Seguitemi sul mio Instagram personale, potete venirmi a insultare qua, Gordon Real. Noi ci vediamo martedì con la posta delle sottone. Ciao!